Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona di retro computing dedicata alle retro riviste, in particolar modo retro manuali. Andremo a questa puntata a vedere il primo e il secondo libro dell'Atari. Andiamo a vedere, questo è il primo che andremo a esplorare, book, primo libro dell'Atari computer. Il link, se vi interessa, lo potete trovare, diciamo, in descrizione di questo file, per andare a scaricare da archive questo libro dedicato all'Atari ST. Di che cosa se ne discuteva? Eccolo qui, il primo libro dedicato all'Atari ST. Dunque, sono circa 342 pagine, noi non le guarderemo tutte, ma ci limiteremo solo a guardare praticamente la parte dell'indice e alcuni capitoli, niente più. Se vi interessa, il link per scaricare questi libri, collezionarli o comunque leggere, ricordando se ci avevate l'Atari ST, ecco, lo trovate in descrizione di questo file. Che cosa c'era in questo libro? Getting Started, ossia introduzione all'Atari ST, il sistema, diciamo, praticamente dentro e fuori il sistema operativo, il sistema GEM e una serie di strumenti veloci. Poi abbiamo i giochi, Switchbox, il reverse e una serie, diciamo, qui praticamente forse probabilmente come fare giochi, o comunque questi ci daremo un'occhiata per vedere che cosa in cosa tratta in particolar modo il capitolo 2. Applicazioni ed educazione, quindi diciamo una serie di programmi recensiti, diciamo qui scritto da autori, come utilizzare esempio come un calcolatore finanziario, statistiche per il software, un computer utilizzato per potenziare la memoria, un generatore di test, diciamo, e di per i compiti in classe, eventualmente per quelli e risposte chiuse, e poi storia, dottori e quant'altro. Programmazione BASIC, indubbiamente un computer ovviamente a quell'epoca erano programmabili principalmente con il BASIC. Poi abbiamo suono e grafica dell'Atari ST, quindi a questo ci daremo un'occhiata. Poi la programmazione in C, la programmazione in Pascal e poi una serie di appendici. E quindi andiamo di volata a vedere una serie di capitoli che a noi ci interessa, e quindi poi praticamente passeremo al secondo libro. Dunque, di questo libro andiamo a esplorare in particolar modo il capitolo 2 dei giochi, pagina 35, e poi andremo a guardare la parte per quanto riguarda la suono e la grafica, pagina 185. Io vi ricordo che se siete interessati a scaricare il primo libro dell'Atari ST, il link per scaricare praticamente questo libro lo trovate sostanzialmente in descrizione. Andiamo a botta a pagina 35. Eccoci qui, i giochi, capitolo 2. Dunque, veniamo un po', c'è lo Switchbox, che praticamente questo era il capitolo scritto da Todd Aymack, che questo è praticamente un gioco di strategia con una serie di formine, la pallina che scendeva si doveva fare, diciamo, spostare a destra o a sinistra per fare una serie di punteggi, una via di mezzo tra il giochino russo, quello praticamente cos'era quello russo delle formine, e questo invece c'era le palline che scendeva. Nel libro veniva anche dato il listato, peraltro anche in BASIC, quindi ho detto già tutto. Poi l'altro gioco era Reversi, per giocare praticamente un altro classico gioco di strategia per l'Atari ST. Cos'era questa? Niente più di meno che una specie di dama, questa era la dama praticamente, né più e né meno, niente di particolare, nemmeno lo scacchi che veniva fatto. E poi abbiamo il Tic Tac Toe, altro gioco con il relativo listato, non è che fossero proprio
brillanti questi giochi, comunque in sostanza non erano male. Andiamo a vedere il capitolo relativo al suono e alla grafica, 185. Suono e grafica, ok, capitolo 5, vediamo un po' cosa c'è. La grafica dell'ST, rudimenti di grafica, qui si danno una serie di istruzioni in basic, quindi fare forme, riempirle, circolo e quant'altro, e qui un programmino da inserire per impratichirsi a fare le forme, i shape. Qui veniva un po' spiegato poi come funzionava il relativo programma, la relativa logica e un altro programma da poter utilizzare e aggiungere all'istato praticamente. Questo è un terzo programma, qui dare la forma e i colori alle cose. Mi ha spiegato come venivano fatte, cambiando i colori, le varie logiche. E qui diciamo erano i primi rudimenti di come utilizzare i comandi per fare una serie di applicazioni molto molto basiche in basic, che peraltro era anche, se non ricordo male, interpretato, quindi non era particolarmente veloce. Come modificare gli shape con Atari, quindi gli shape quindi erano probabilmente gli sprite come li intendeva in linguaggio dell'Atari. Eccoci qua, ti veniva spiegata il suono e la grafica, il capitolo dedicato agli sprite, gli shape, e qui veniva con una serie di comandi per effettuare il controllo dei vari parametri. Poi c'era un mega programmone da abbattere come esempio, e poi qui c'era un altro esercizio, un altro esempio di Rainbow, la macchina del Rainbow, del colore, quello colorato del, non mi viene la parola, vabbè, quando poi mi verrà poi ve lo dirò, arcobaleno, eccolo qui. E quindi una forma molto colorata, come veniva fatta, qui veniva spiegata come gli oggetti, come farli, come colorarli, le linee, come formare anche oggetti più complessi, come dare l'immagine della sensazione dell'omino che corre con una serie di animazioni, e poi con gli sfondi messi di sottofondo. Qui un altro esempio era il Doodler, un altro esempio di grafica, esercizio grafico, veniva spiegato praticamente tutto il funzionamento del programma e poi veniva dato. Questo però mi sa che era compilato, ah no, questo era in logo, niente, come non detto, quindi ancora più lento. La macchina della musica con l'Atari ST, era particolarmente dotato l'Atari ST perché ci aveva già di serie le entrate MIDI, comando wave, tabella dei suoni e delle voci, come diciamo il chip che poteva fare le varie onde sonore per fare i vari rumori e quant'altro, le melodie, la scala musicale, esempi di scala musicale, la durata delle note, quindi durata e tipo di note, e poi con il relativo tempo. C'era il chipset che aveva il chip audio specifico, e poi c'era un programmino di melodia da utilizzare per fare delle prime sperimentazioni. Ok, questo è il primo libro, se siete interessati lo potete andare a scaricare. Andiamo a vedere il secondo libro dell'Atari. Eccoci qui, il secondo libro dell'Atari, Second Book of Atari ST. Questo è il secondo libro, questo c'aveva anche un disco, un dischetto incluso, con giochi, utilici, tutorial, applicazioni e moltissimo altro. Era possibile anche vincere un laser disc con un gioco di scacchi, e il dischetto praticamente conteneva una serie di programmi e giochi per Atari ST 520 e 1040 ST. Andiamo a vedere cosa c'era in questo secondo libro dell'Atari. Eccoci qua, secondo libro dell'Atari. Dunque, indice, i giochi, la parte dei giochi, quindi scacchi laser, Astro Panic, Picture Puzzler e il castello spagnolo, e poi ST Go. Poi uno spazio delle applicazioni, uno spazio di utilities, poi delle utilities,
e poi veniva in programmazione C. Ora, noi qui andremo a limitarci a esplorare solo il capitolo 1, perché il resto praticamente dà tutto per scontato una serie di commenti, utility, disk utility, applicazioni e poi anche per quanto riguarda il linguaggio C, che sono relativi praticamente a cose che erano utilizzate nel dischetto. E quindi questo è soltanto una versione digitale, quindi non c'è il dischetto e poi non ci interessa. Comunque, se siete interessati, il link per scaricare questo secondo libro dell'Atari, il link lo trovate in descrizione. Andiamo di volata al capitolo 1, a pagina 1, a vedere cosa c'era nella parte dei giochi. Eccoci qua, gli scacchi laser, e qui si parla praticamente di una serie di geometrie, cosa erano i vari pezzi, come funzionavano e come praticamente niente più e nemmeno che un programma di scacchi, come fare, come ruotare. Eccola qui la classica scacchiera con i vari pezzi, e diciamo che però erano piuttosto stilizzati veramente in modo orrendo, perché considerato le capacità grafiche che c'aveva l'Atari, questo è veramente un osso proprio, lo poteva fare il CPM oppure il Commodore VIC-20, ma non di certo l'Atari. Comunque andiamo oltre, qui si parla dell'esercizio, vabbè, andiamo un po'. Poi Astro Panic, che cos'era? Uno spazio, questo è un classico sparatutto shot 'em up, e questo penso che chi non ci avrà giocato Astro Panic, questo video appena lo vedete lo riconoscete subito, e quindi è un videogioco storico. Poi cosa c'era nel dischetto? Qui spiega un po' come utilizzare, praticamente sì, il dischetto conteneva questo gioco, ma veniva spiegato anche nella logica su come fare, come la progettazione, quindi veniva disossato tutto per intero il videogioco in modo tale da impararlo, a imparare a programmare e a fare i giochi, perché poi se ne poteva fare un stesso programma ma facendo delle variazioni. Picture Puzzler, cos'è questa GGV? Una specie di... prende l'immagine e lo spacca in tanti piccoli pezzi. Questo lo fanno ora praticamente né più e nemmeno quasi tutti i salva schermo. Comunque questo era un esempio. Poi abbiamo castelli spagnoli, vediamo cos'è questa roba lì, bah, non lo so, STGO, un programmino, niente, va bene, non c'è niente di particolare, non è che fossero, diciamo, dei grandissimi libri, indubbiamente si trovava di più e di meglio sulle riviste. Comunque, se siete interessati, il link per scaricare il primo e il secondo libro dell'Atari ST, il link lo trovate in descrizione. Sono file di archive e sono gratuiti. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.